Oggi sintetizziamo un po' queste nostre riflessioni di queste ultime puntate sulla scala sbagliata e la scala giusta, che in un certo senso ci sono state indicate dalla parabola di Luca del fariseo e del pubblicano. Abbiamo detto che certamente siamo tutti pubblicani, nel senso che siamo peccatori, però non sempre siamo pubblicani perché non sempre riconosciamo i nostri peccati. Non sempre ci riconosciamo bisognosi di Dio, ma tutti, iniziare da me, abbiamo dentro dei piccoli farisei, proprio noi cristiani, proprio noi credenti, proprio noi uomini di fede, perché spesso facciamo tutto bene, osserviamo i precetti della Chiesa, perché spesso diciamo appunto di essere nel giusto e disprezziamo gli altri come il fariseo. Lasciatemelo dire, lo devo dire. Per esempio, noi siamo farisei quando disprezziamo chi prende la comunione sulle mani, o quando disprezziamo chi prende la comunione sulla bocca o in bocca. Vedete, al di là delle esigenze di carità, e che quindi ogni ministro, ma ogni persona deve tener presente per salvaguardare la salute degli altri, prendere la comunione sulla bocca, in bocca o sulle mani, equivalgono. Prima l'abbiamo fatto per tanto tempo, per tanti anni, perché non c'era il Covid. Adesso questo Covid, grazie a Dio, si sta riducendo, quindi chi vuole venire a prendere la comunione sulla bocca la prenderà sulla bocca, chi vuole venire a prendere la comunione sulle mani la prenderà sulle mani. Ma quando ci si scaglia contro quelli che la prendono sulle mani, perché sono peccatori, perché le mani sono impure, si potrebbero fare tanti, ma tanti, tanti discorsi. E io dico che le mani sono impure, ma la lingua molte volte è più impura delle mani, uccide la lingua, così come le mani possono anche uccidere. Il problema fondamentale è che noi appunto siamo farisei quando diciamo così e dimentichiamo che Gesù ci ha annunciato una religione non fatta di riti esteriori, sulla bocca, nelle mani e dove volete, ma una religione fatta del cuore. Allora la degnità del ricevere Gesù non è tanto o non è per niente sulle mani o sulla bocca, e qui poi bisogna anche saper prenderla sulle mani, bisogna saper prendere anche in bocca. La dignità è nel cuore. Siamo o non siamo qui farisei? Io mi sento un fariseo quando giudico gli altri, quando disprezzo gli altri. Allora vedete che l'atteggiamento del pubblicano e l'atteggiamento del fariseo sono due atteggiamenti spirituali da cui e su cui noi dobbiamo riflettere, prendendo il bene dell'uno e prendendo il bene dell'altro. Evitare di disprezzare, evitare di condannare, evitare di vivere una fede fatta solo di esteriorità e tener chiuso nel nostro orgoglio spirituale il cuore. Finché non apriamo a Dio il cuore, noi non ci salveremo. Dobbiamo consentire a Dio di toccare il nostro cuore, perché solo Lui ci può salvare, solo Lui ci può aiutare ad essere dei buoni cristiani, dei peccatori che riconoscono Dio, riconoscono la sua forza, la sua capacità di salvarci e riconoscono anche la necessità del pentirsi, di pentirci, perché Dio vuole un cuore pentito, e il cuore pentito è il regno di Dio, di questo Dio pieno di misericordia e di amore che salva e salva tutti. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!